verlo. Sí. Che se mi suona, allora. Dai, due. Uno. Ciac, si gira. Allora. Ho fare il sound check a pollice alta. Ma c'è il flash, c'è il flash. Sì, vabbè, perché non si vede niente col mio. Sound check, 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 check. Sound check. Check, check. Ma resiste intanto. Dai che l'hai partito da un pezzo. Qua ce n'è uno. Sound check, sound check, sound check. Si sente la voce? Sound check. Test, test. Yalla, yalla. Adesso che ha imparato con le interviste non riesce più a farne meno. Allora, ci siamo? Dai. Ok. Si sente la voce? Dai, credi, per favore. Avvicina un po' di più, avvicina un po' di più, a, che non ci arriva qua l'affare. Togli di così, non togli di più. Avvicina, avvicina. Vieni, vieni. Dai, dai. Vieni. Avvicina. Ci sei? Ci siamo? Ci sono. Intanto buonasera a tutti. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Però ieri sera si sentiva senza le cuffie comunque. Ah, sì. Avvicina di più, così no. Aspetta, fatto dire questo. No, non si sente. Però questo. Vai, avvicina. Fai in modo che ci siamo tutti. Vieni, fai tu, dai. 1, 2, 3. Vabbè, tanto quello là puzza di gasolio. Si è fatto il bagno col gasolio stasera. Vai. Va bene così, va bene. Non così. Che quale macchina vada a gasolio, però il forno sì. Ci siamo? Parla. Tutti? Ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Purtroppo buonasera. Oggi abbiamo. Purtroppo. Vieni qua. Purtroppo. Vieni qua. Purtroppo oggi abbiamo avuto dei problemi con la linea. Sì. Qui è domenica. Cioè venerdì. Sì, ma è domenica, nel sì, senso, loro, sì. Quindi c'era veramente tantissima gente, veramente tanta, e quindi hanno si ciucciavano tutta la linea e quindi non. Addirittura avevano il drone che quando passava spariva la linea, spariva appena la linea. Si allontanava tornava. Appena passava il drone sopra di noi spariva la linea. Comunque vabbè. E niente, oggi è andata così, pazienza. Tutto sommato non vi siete persi tantissimo, a parte il lavoro che abbiamo fatto io e Luca oggi nel ribassamento delle auto, sì. Mentre Johnny, Christian e Adriano si sono occupati della seppiatura dell'auto, che magari per molti può essere noiosa, anche in realtà è una parte molto importante, però magari non spettacolare da vedere. Quindi tutto sommato oggi non vi siete persi granché. Domani, Adriano, che facciamo? Mangiamo la pizza come oggi. Domani mattina andremo a lavorare per recuperare mezza giornata dei 5 giorni e mezzo che abbiamo perso. Cerchiamo di fare il possibile. Cerchiamo di fare il possibile. Finiremo i cofani. Finiamo i cofani, le porte. Le porte. Che così diamo il fondo, così li usiamo. Okay. Finiamo di ricostruire tutte le parti modificate. Sì. E poi cominceremo a imbastire la scocca per verniciarla. Ok. Verniciamo qualcosa. Se arriva la pistola. Sì, domani arriva, mi hanno assicurato che doveva arrivare. Allora, prima dell'una abbiamo tutto quanto. Vediamo di verniciare la scocca. Ok. Poi come diceva Salvatore. Vuoi dire qualcosa in italiano? Sì, allora. Perché lui parla barese. No, dai, oggi abbiamo, come diceva Salvatore, abbiamo ribassato la macchina sul posteriore di 8 centimetri, davanti 7. Di 7. In realtà abbiamo provato due differenti sì. Kit. Sì, dietro abbiamo fatto i tamponi. Stavamo per lasciarci un occhio, però vabbè. Sì. Dopo, sì, dietro abbiamo usato la soluzione dei biscottini sotto le balestre, perché non ci sono tante altre alternative e non c'erano altre balestre o quant'altro per farlo. Sull'anteriore invece abbiamo usato prima uno step di molle che però si abbassava solo di 3 cm e rispetto al posteriore era ancora un po' troppo alto. Allora abbiamo usato il secondo, abbiamo rismontato tutto, è andata bene, la macchina abbiamo diciamo provato che ha cambiato nuovi cerchioni, i nuovi cerchi, certo che bisogna dire che ha già cambiato faccia così. Abbiamo messo su i cerchi nuovi, quelli che adotteremo come cerchi finali, e a parer mio prende una bella linea slanciata. Poi con l'ultimo dettaglio, avete visto che stiamo lavorando sul cofano posteriore, li stiamo cambiando un po' le forme e dovrebbe essere la chicca finale. Comunque nei prossimi giorni, come
diceva Adriano, che comincia a imbastire la vernice e tutto, vedrete che prende forma. E poi dovrebbero arrivare anche gli interni, penso. Gli interni sono pronti, ho detto io di non venire ancora, anche perché dobbiamo montarli quando l'auto è verniciata, quindi aspettiamo un attimino, l'ho detto al Bangla tra domani e dopodomani, li facciamo. Sì, sì. Va bene, niente, così. Domani mattina saremo lì presto, perché qua da noi è mezzanotte passata, 6:30 sveglia, 7 colazione, andiamo là presto, da voi saranno le 5, per cui noi metteremo... No, se sono là le 8... No, le 8, meno 3 ore, 5. 5 giusto. Sì, le 8, ma 5, 5 e mezzo, domani mattina partiamo con qualche diretta, approfittiamo perché... Vi svegliamo quell'ora. No, vabbè, ma troverete le dirette già pubblicate magari, perché... approfittiamo del fatto che non ci sarà nessuno collegato, così abbiamo linea tutta per noi, non dovrebbe cadere più. E niente, giochiamo un po' d'anticipo domani e recuperiamo un po' di tempo. Basta. Grazie a tutti per averci seguito comunque per quel poco che siamo stati in diretta, e domani tornerà tutto normale. Va bene, grazie, buonanotte a tutti. Ciao, 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 ciao. Adesso schiaccio una prova di palla. Vedete che ce l'abitiamo al divano, guarda che è nero che cazzo è, fratello, vesti coglioni.